Buonasera a tutti e benvenuti. Siamo arrivati al 20° webinar dell'IFS. Io sono Godo Gedermaite e supporto la European Fertility Society in Italia. L'associazione educa, sostiene e aiuta i pazienti con problemi di infertilità a rendere il loro viaggio più amichevole e fondato sull'esistenza, e sostiene le cliniche per la fecondazione assistita attraverso l'istruzione e la formazione a supporto dei pazienti. Opera a livello globale e assiste cliniche di fertilità, organizzazioni di pazienti e società di PMA nel concentrarsi sulla centralità del paziente. Tale approccio garantisce che le esigenze, i valori e i desiderata dei pazienti siano adeguatamente considerate, al fine di aiutare i centri di procreazione medicalmente assistita e aderire alle raccomandazioni su un'adeguata assistenza ai pazienti. IFS fornisce supporto attraverso servizi di consulenza e formazione. Le nostre attività includono anche la certificazione dei centri di PMA per gli standard di cura dei pazienti. E andiamo a vedere l'argomento del webinar di oggi. Il titolo dell'argomento specifico di oggi è Personalizzazione dei protocolli di stimolazione ovarica. Il nostro ospite è uno dei più rinomati operatori italiani nel settore della consulenza ginecologica, conosciuto sia a livello nazionale che internazionale. Quindi il nostro ospite è professor Luciano Nardo. Il professor Luciano Nardo è un consulente ginecologo, sottospecialista in medicina e chirurgia riproduttiva e direttore clinico di RHG IVF Life Group. Si è formato in Italia, Londra e Manchester prima di essere nominato consulente in ginecologia e medicina riproduttiva al St. Mary's Hospital di Manchester, dove ha lavorato a tempo pieno fino al 2011. I suoi interessi clinici e accademici riguardano l'infertilità, il concepimento assistito, l'endocrinologia ginecologica, il dolore pelvico, i disturbi mestruali e la gestione isterocopica delle anomalie uterine. Ha esperienza nell'ecografia ginecologica e nella gestione dei problemi delle prime fasi della gravidanza, compresi gli aborti ricorrenti. Ha una vasta esperienza nella chirurgia laparoscopica avanzata per il trattamento di endometriosi, aderenze, fibromi, cisti ovariche, chirurgia tubarica e altre condizioni ginecologiche benigne, eseguendo regolarmente procedure laparoscopiche complesse come l'isterectomia, la miomectomia e l'inversione della sterilizzazione come procedure in day case. Luciano, membro del Royal College of Obstetricians and Gynecologists, è membro associato di molte altre società colte. Buonasera, Luciano. Aspettiamo un po' del dottore e mentre aspettiamo, dico al nostro pubblico che lungo dopo il webinar potrete digitare nella chat in basso a destra le vostre domande per il nostro ospite. Le pubblicheremo dopo il webinar per la sessione di domande e risposte. Vi ricordo che le domande sono anonime. Professor. Ci scusiamo per qualche minuto di ritardo.
Ma iniziamo tra qualche minuto. Buonasera. Buonasera, l'audio è chiuso. Ah, aperto, molto bene. Salve, buonasera. Okay. Io ho detto al nostro pubblico già che possono fare le domande. Comunque, lascio la parola al bocca al lupo e a presto. Ok, grazie mille. Un Grazie, ciao. attimo solo. Sì? Ok, tutto bene? Mi senti? Ok, Sì. perfetto. Okay, iniziamo? Sì, grazie mille, Goda, e scusa per il ritardo. Buonasera a tutti, scusate per il ritardo nel connettermi. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare essenzialmente la Meyer Beer Fanzer, il gruppo in Italia, quindi Goda e Stefano per l'invito e per il supporto che danno quotidianamente alle pazienti che si sottopongono a trattamenti di fecondazione in vitro. Se possiamo iniziare con la mia presentazione, Goda, per favore. Sì, certo, può iniziare, le diapositive sono aperte. Si vedono? No. No, io non le vedo. Adesso? No, non ancora. Ok, sì, adesso sì, adesso sì. Ah, ok, va bene. Perfetto. Ok. Ok, grazie mille. Grazie. Quindi il tema di questa sera che affronterò è la personalizzazione dei protocolli di stimolazione ovarica. Quello che mi preme sottolineare sin dall'inizio è il fatto che quotidianamente ci presentiamo e valutiamo nella sfera riproduttiva due cose, i fattori prognostici negativi e quelli positivi. E questo è importante perché ci aiuta a capire come poter intraprendere un percorso terapeutico in base alle caratteristiche delle pazienti. Per cui sapere che una donna ha una certa età, una certa riserva ovarica o
una certa anamnesi riproduttiva o una causa di infertilità o la lunghezza, la durata dell'infertilità sono sicuramente parametri importanti. Così come sapere qual è la risposta ovarica, il numero di ovociti disponibili in precedenti trattamenti, il numero di ovociti fertilizzati, la qualità degli embrioni, il numero di embrioni e la qualità e il numero di blastocisti sono anche questi importanti. E alcune volte trovare il bilanciamento, quindi trovare la risposta adatta a una combinazione di fattori negativi e fattori positivi, è sicuramente importante al fine di individualizzare il trattamento, personalizzare i protocolli, così da far crescere le possibilità di successo, massimizzare la completezza del trattamento e ottenere il risultato ovviamente che si vuole. Ottimizzare la risposta ovarica in base alle conoscenze dei test di riserva ovarica e dei cicli precedenti è sicuramente fondamentale. È quello che io dico sempre alle mie pazienti. Sappiate che l'informazione che possiamo ottenere da un ciclo precedente e dai risultati dei test ci aiuta a intraprendere un percorso possibilmente diverso nel successivo ciclo. Abbiamo fatto diversi lavori pubblicati nella letteratura, diversi manoscritti che dimostrano quanto sia importante individualizzare i protocolli di stimolazione terapeutica a seconda delle caratteristiche e dei fattori prognostici positivi e negativi che abbiamo di fronte a noi. La teoria di un approccio per tutti non è sicuramente efficace. Quello che sappiamo è che il percorso può essere sicuramente molto più efficace, molto più breve, quanto più importante, quanto più misurata è stata la cura e le informazioni acquisite durante la parte iniziale del percorso di fertilità. Sicuramente l'esperienza e la pratica clinica aiutano, l'evidenza pubblicata e i dati disponibili, così come le caratteristiche e aspettative delle pazienti. E proprio su questo vorrei adesso focalizzare la mia relazione, sulle caratteristiche delle pazienti, perché essenzialmente nella pratica quotidiana ci sono diversi gruppi di pazienti, ma tre particolari gruppi sono quelli che presentano o possono presentare più difficoltà per un clinico che si occupa di medicina della riproduzione. E questi gruppi di pazienti sono quelli che hanno un'età cronologica superiore a 37 anni, che hanno estremi di riserva ovarica, quindi o una riserva ovarica eccessiva o una riserva ovarica molto bassa, e quelli che hanno una risposta ovarica bassa. La differenza tra la riserva ovarica e la risposta ovarica è che la risposta ovarica normalmente segue la stimolazione ovarica, quindi è ciò che si apprende dopo un ciclo di stimolazione. E non necessariamente una donna con riserva ovarica bassa avrà una risposta ovarica scarsa. È probabile che magari quel protocollo datole non è risultato nella risposta ovarica adeguata. Ma la riserva ovarica, invece, è ciò che noi misuriamo quotidianamente in clinica tramite il prelievo al sangue per l'AMH e l'ecografia transvaginale per la AFC, che sarebbe la Conti follicolare. E quello che sappiamo è che l'età cronologica è sicuramente un fattore determinante nelle percentuali di successo. Molte donne che vengono in clinica purtroppo hanno più di 37 anni, e quindi si affacciano su quella finestra che noi definiamo essere nella fase di declino della fertilità.
Ci sono comunque all'interno della stessa fascia di età degli estremi di risposta, per cui in donne tra 37 e 39 anni ci possono essere quelle donne che hanno una risposta ovarica perché hanno una riserva ovarica inferiore alla norma, quelle che hanno una risposta ovarica perché hanno una riserva ovarica superiore alla norma, quelle che hanno quella risposta ovarica e riserva ovarica che sono considerati normali per quell'età, ma ci possono anche essere quelle donne che hanno una riserva ovarica buona, ma una risposta ovarica scarsa. Allora, la cosa principale è non cercare di cambiare il protocollo terapeutico dopo aver ottenuto un ciclo che non ha successo, ma invece cercare di predire la risposta ovarica e definire il protocollo terapeutico per ottenere il migliore risultato nel primo ciclo di trattamento. Come possiamo fare? La cosa principale è capire cosa c'è nelle ovaie. Per cui il concetto che vorrei introdurre questa sera, che vorrei che vi accompagnasse nel vostro percorso, è quello della funzione della riserva ovarica. O la riserva ovarica che può essere modificata con i protocolli terapeutici. Per cui dobbiamo cambiare il concetto di trattamento. Non è più un protocollo che vale per tutti, è un protocollo terapeutico che viene definito e viene suggerito in base alle caratteristiche delle pazienti. Quello che sappiamo è che la funzione ovarica, che noi misuriamo come riserva ovarica, ha una correlazione con il numero di follicoli all'interno degli ovari. Per cui se avessimo una MH bassa, una conta follicolare bassa, ci aspettiamo che il numero di follicoli all'interno degli ovari sia basso. Per cui non possiamo dare lo stesso trattamento ormonale terapeutico a una paziente con una funzionalità ovarica bassa, così come a una con una funzionalità ovarica normale. E l'utilizzo di test, così come la FC, quindi la conta follicolare e la MH, ci aiutano a definire i parametri entro i quali la funzione ovarica ovviamente viene determinata e il protocollo terapeutico da prescrivere. Sappiamo bene, e al giorno d'oggi è molto utilizzato, che l'ormone AMH è un ormone predittivo. Noi diversi anni fa, 12, 13, 14 anni fa, avevamo già pubblicato i primi manoscritti sull'utilizzo dell'AMH per predire e individualizzare i cicli terapeutici. E sappiamo che c'è una correlazione molto forte tra l'AMH e il numero di follicoli antrali, così come una correlazione tra età cronologica e riserva ovarica. Per cui, nel momento in cui abbiamo queste tre caratteristiche, quindi la riserva ovarica misurata conto follicolare, la riserva ovarica misurata con l'AMH e evidenzia l'età cronologica, possiamo determinare il fattore prognostico di quella paziente e in base a quel fattore prognostico determinare anche il protocollo terapeutico. Sappiamo bene che più del 60% dei casi in cui la risposta ovarica è scarsa, continua ad essere scarsa, proprio perché una risposta ovarica inadeguata è il risultato di una riserva ovarica inadeguata. Ma se adesso vedessimo questo numero al contrario, quello che si può detrarre da questa osservazione è che invece nel 28% dei casi una risposta ovarica inadeguata in un precedente ciclo può cambiare in un ciclo successivo. Quindi in un terzo dei nostri casi, una adeguata scelta del protocollo terapeutico permette di cambiare
l'esito della risposta. Ma cos'è una risposta ovarica definita come normale? E qual è il numero di ovociti necessari per ottenere una gravidanza? Sappiamo che la somministrazione di FSH, quindi di ormoni, aiuta la crescita follicolare e aiuta questi follicoli a uscire da quello stato di atresia, quindi quello stato di pace e quiete in cui si trovano. E sappiamo bene che misurando quello che si chiama follicle output rate, quindi il numero di follicoli che si sviluppano nel ciclo di stimolazione in riferimento al numero di follicoli iniziali nelle ovaie, è un buon indice prognostico. Per cui una donna che ha solamente 5 follicoli all'inizio del ciclo e al momento del prelievo ovocitario ha 5 follicoli maturi, non è sicuramente una donna che ha una risposta ovarica scarsa. Anzi, ha una risposta ovarica eccellente perché ha avuto solamente 5 follicoli all'inizio per essere stimolate e tutti e 5 si sono sviluppati. Mentre una donna che ha un numero di follicoli all'inizio di 15 e solamente 5 vanno incontro a stimolazione, raggiungono lo stadio maturativo adatto per il prelievo, ha invece una risposta ovocitaria inadeguata. Per cui la definizione di risposta ovocitaria segue quello che noi definiamo follicle output rate, quindi la relazione tra il numero di follicoli che sono maturati e il numero di follicoli iniziali. E sappiamo bene che c'è una relazione molto forte, dati pubblicati in letteratura dal registro più grande che c'è al mondo, che è quello che è tenuto dalla Human Fertilization and Embryology Authority in Inghilterra, dimostra che il numero più adeguato per ottenere una gravidanza, quindi con successo una nascita da un ciclo di fecondazione in vitro, è di 15. E questo numero, quindi, è consistente rispettivamente dall'età. Ma ben capirete che avere un numero di ovociti di 15 o intorno a 15 in una donna tra 18 e 34 anni è molto più facile che in una donna invece di 40 anni o 38 anni. E probabilmente la donna che ha 18-34, tra 18 e 34 anni necessiterà solamente di un ciclo per ottenere 15 ovociti, mentre una donna di 37, 38, 39 anni probabilmente avrà bisogno di molti cicli, 2, 3, 4 cicli per ottenere lo stesso numero di ovociti. Ma quello che dovete tenere in mente è che il numero di ovociti ritenuto essere adeguato per una nascita dopo trattamento con fecondazione in vitro è di 15. All'interno delle ovaie ci sono diversi follicoli, come già abbiamo come vi ho già presentato. Alcuni di questi sono dipendenti dalle somministrazioni di ormoni, altri non lo sono. E i follicoli che sono dipendenti sono quei follicoli antrali. Per cui avere la conoscenza all'inizio del ciclo di quanti follicoli ci sono è sicuramente molto importante. Quali protocolli abbiamo a disposizione? Sappiamo che ci sono diversi protocolli in tutte le cliniche. La mia esperienza personale è quello che definisco nella mia pratica come gold standard, è utilizzare dei protocolli che varino a seconda delle caratteristiche delle pazienti. Di solito io utilizzo un protocollo breve con antagonisti in pazienti che hanno la sindrome dell'ovario policistico, quindi ovaie policistiche, in donne che donano ovociti e in quelle che hanno invece un alto rischio di eccessiva risposta. In questi casi quello che varia è la dose di FSH e LH, il protocollo è sempre un protocollo corto con l'utilizzo di antagonisti che permette una migliore individualizzazione del protocollo, una riduzione del rischio di iperstimolazione
e un utilizzo più basso di dosi con l'azacipina. Mentre in donne con endometriosi e in donne con una risposta ovarica o una riserva ovarica normale, il protocollo lungo con soppressione ipofisaria è sicuramente più appropriato. E quello che ci permette di capire cosa poter fare è proprio la conoscenza della storia anamnestica della paziente. L'altro protocollo breve che spesso utilizzo è quello invece con il microflare. Questo utilizza delle dosi molto basse di GnRH che servono a supplementare il GnRH, quindi gli ormoni che già sono presenti nel corpo della donna. E nella mia pratica, un protocollo breve con dosi ripetute, dosi piccole, quindi micro piccole di GnRH, ripetute mattina e sera, aumenta il reclutamento follicolare, serve ad aumentare la risposta follicolare e la maturazione degli ovociti. Diversi studi nella letteratura hanno dimostrato i vantaggi di ciò che vi ho presentato, quindi il protocollo con antagonisti breve per donne con sindrome policistico, così come per quelle che si sottopongono a trattamento avendo una risposta ovarica eccessiva in un precedente ciclo o una riserva ovarica eccessiva. Ma l'ultima parte della presentazione è invece sull'utilizzo e il beneficio apportato con la somministrazione dell'ormone LH. Le gonadotropine utilizzate o utilizzabili nei trattamenti, alcune presentano solamente alcune contengono solamente FSH, alcune contengono FSH LH e alcune contengono un ormone che è simile all'LH che si chiama HMG. Quello che io ho visto e quello che vedo quotidianamente è l'importanza di offrire dei trattamenti personalizzati utilizzando questo ormone specificamente LH in donne con scarsa riserva ovarica e in quelle di età supera 37 anni. Perché? Perché l'LH riduce l'apoptosi, quindi la morte naturale delle cellule del cumulo che circondano l'ovocita. L'LH aumenta la risposta del ricettore per l'FSH. L'LH stimola i fattori di crescita che sono importanti per la crescita dei follicoli e stimola anche l'espressione di proteine antiapoptotiche. E nella mia pratica quotidiana, quello che utilizzo è il seguente schema. Un'ecografia per la valutazione dei follicoli all'inizio dell'assegnazione è sempre fatta, è sempre importante, e a seconda del numero di follicoli, che vedete sul lato sinistro, verrà scelto una dose di FSH con o senza LH e un protocollo, quindi essere un protocollo breve con antagonisti o un protocollo lungo o un protocollo corto con microflare. E quello che varia, come vedete sul lato sinistro, è il numero di follicoli all'inizio e la dose e combinazione di ormoni FSH e LH. Cos'altro è disponibile per donne con scarsa riserva ovarica? Se vi ricordate, poc'anzi parlavo del numero di ovociti necessari e mi riferivo a un numero intorno a 15. Perché? Perché il numero di ovociti disponibili dà delle informazioni importanti sul numero di blastocisti disponibili. Per cui quello che sappiamo, e vediamo in questo schema, che con l'aumentare dell'età cronologica si ha una riduzione delle percentuali di nascita, come vedete dalla linea rossa, e un aumento dell'aborto. L'aumento dell'aborto correla con l'aumento delle patologie genetiche negli embrioni. Per cui questo studio, non più recente ma molto utile, dimostra
molto elegantemente la correlazione tra il numero di blastocisti, quindi che ovviamente dipende anche dal numero di ovociti iniziali, e la percentuale di avere no embrioni normali, quindi embrioni che sono geneticamente euploidi. Come ben vedete, per una donna al di sotto di 35 anni, la disponibilità tra 1 e 3 blastocisti permette di avere nell'85% dei casi degli embrioni normali. Se la donna dovesse avere tra 7 e 10 blastocisti, ha il 99% dei casi di avere degli embrioni normali. Ma per una donna di 41-42 anni, avere la stessa percentuale, quindi l'85% di avere almeno un embrione normale, ha bisogno di 7, tra 7 e 10 blastocisti, invece che con una donna di 35 anni, tra 1 e 3. Per cui il numero di blastocisti disponibili per avere un embrione normale, una blastocisti euploide, deve essere molto superiore, quindi almeno 3-4 volte superiore in una donna di età avanzata, quindi oltre 37 anni, rispetto a una donna che è più giovane di 35 anni. E come si può ottenere questo? Questo si può ottenere eseguendo dei cicli consecutivi di stimolazione che permettono il prelevamento degli ovociti, la fertilizzazione in vitro, la biopsia genetica delle blastocisti e il congelamento degli embrioni. Una volta che si ha l'esito della biopsia, si può poi decidere cosa fare, quindi se si trasferisce la blastocisti geneticamente normale o se si prosegue con un altro ciclo di stimolazione. Il beneficio di questi cicli consecutivi è uno che comunque si ha un effetto cumulativo all'interno del sistema ovarico, per cui gli ormoni somministrati nel ciclo precedente sono ancora in circolo e possono avere un effetto benefico sulla stimolazione successiva. Ma ha anche un effetto positivo nel ridurre i costi per cicli ripetuti, quindi fatti con embrioni congelati, nel caso in cui questi embrioni possono essere geneticamente anormali. Per cui quello che si vede è che dei cicli di stimolazione ripetuti danno un numero più alto di ovociti, quindi un numero più alto di blastocisti, danno più disponibilità alla diagnosi, allo screening genetico preimpianto. Limitano l'impatto dell'età sulla riserva ovarica e riducono i costi perché non si faranno dei trasferimenti di embrioni che non sono geneticamente normali. Vi ringrazio per l'attenzione e qui trovate anche la mia email. Se avete qualche domanda che viene in mente dopo la sessione di questa sera, mandatemi pure un'email, sarà piacere mio fornirvi dei chiarimenti. Grazie per la presentazione. Utenti possono contattare il professor Luciano Nardo anche tramite no nostro sito web se non hanno abbastanza tempo per prendere il contatto adesso. Ok, quindi passiamo alla parte Q&A. Prima domanda. Buonasera, la stimolazione ovarica è indicata per tutte le donne oppure ci sono dei parametri di adeguatezza? Ok, grazie per questa domanda Maria. La stimolazione ovarica è potenzialmente eseguibile su tutte le donne, ma ovviamente dipende dalla presenza di follicoli. Per cui se io facessi un'ecografia ad una donna quest'oggi e non vedo nessun follicolo nell'ovaio e la donna ha un AMH di 0,02, non vale la pena fare la stimolazione ovarica perché la stimolazione ovarica non va a
a inserire nessun follicolo, nessun ovocita all'interno dell'ovaio. La stimolazione ovarica va semplicemente a stimolare ciò che è già nell'ovaio. Per cui il fatto che possa essere eseguibile o prescrivibile a tutte le donne non vuol dire che possa essere fatta a tutte le donne, perché lo scopo dell'assimilazione è proprio di far crescere follicoli. Se non ci sono follicoli, l'assimilazione non li farà crescere. Grazie. Passiamo alla prossima domanda. I trattamenti personalizzati differiscono molto tra loro. Potreste dare degli esempi? Ok, sì, ci sono i trattamenti personalizzati sono molto differenti tra di loro. Come ho già presentato brevemente durante questa sessione, ci sono trattamenti lunghi, trattamenti brevi. Trattamenti lunghi possono essere con FSH solamente o con una combinazione di FSH e LH, così come i trattamenti brevi possono essere brevi con antagonisti o brevi con piccole dosi di genere H e possono anche questi utilizzare solamente FSH o una combinazione di FSH e dell'H. Per cui ci sono diversi tipi di trattamenti che differiscono ovviamente tra di loro e che devono essere eseguiti o prescritti a seconda delle caratteristiche delle pazienti, quindi dell'età, dei test di riserva ovarica. Grazie per la risposta. C'è il rischio di sviluppare OHSS durante il trattamento? Assolutamente, il OHSS sta per Ovarian Hyperstimulation Syndrome, quindi la sindrome dell'ovaio da iperstimolazione, che è più frequente in donne che hanno ovviamente un numero alto di follicoli e una riserva ovarica più alta, così come in donne con ovaio policistico. Per cui quello che bisogna valutare, quello che bisogna tenere in considerazione è come poter ridurre il rischio dell'iperstimolazione e si evita dando un trattamento con dosi basse di gonadotropine e allo stesso momento prescrivendo dei protocolli, così come quello suggerito, con antagonisti che permettono una modulazione e un controllo maggiore della stimolazione. Grazie. Prossima domanda. Salve, con quale frequenza può essere eseguita la stimolazione ovarica? C'è un intervallo di tempo tra i cicli? Ok, grazie. No, può essere eseguita ogni mese, ovviamente. Non c'è bisogno di un intervallo tra cicli, anzi, farlo in maniera consecutiva potrebbe avere un effetto benefico, ma bisogna considerare e valutare se in effetti è la cosa da fare, perché, come dicevo poc'anzi, è possibile che ci siano dei casi in cui eseguire la stimolazione ovarica non vale la pena se in un ciclo precedente non ha dato nessun esito positivo. Grazie. Prossima domanda. Anche le donne in menopausa possono eseguire la procedura? Ci sono limitazioni? No, donne in menopausa, donne che non hanno follicoli e donne che non hanno dei cicli regolari, quindi con una funzione ovarica regolare, non possono eseguire la stimolazione, non vale la pena eseguire la stimolazione. Per cui la limitazione del trattamento proprio è in base alla presenza di follicoli, escludendo che la donna sia già entrata in menopausa. Grazie. Prossima domanda. Di quanto possono aumentare le possibilità di successo con una stimolazione ovarica personalizzata? Le percentuali di successo possono anche raddoppiarsi con la stimolazione ovarica personalizzata, perché nel caso in cui la stimolazione ovarica permette una risposta ovarica adeguata, questa è sicuramente importante per avere un numero più alto di ovociti, che ovviamente si collega con un numero più alto di blastocisti. Quindi le percentuali di successo, quindi nascita di gravidanza, sono molto più alte con una stimolazione ovarica personalizzata.
Grazie. Prossima domanda. Quale farmaco viene utilizzato per la stimolazione ovarica? Qualche farmaco da evitare? No, non ci sono farmaci da evitare. I farmaci da utilizzare sono quelli che ho menzionato io, quindi FSH, LH, soprattutto nel caso di donne di età cronologica superiore a 37 anni, e in donne con una risposta ovarica in cicli precedenti che non era soddisfacente, quindi l'LH. Maggiormente FSH e LH è anche l'ormone che ha un'attività simile all'LH e si chiama HMG. Grazie. Consigliate la stimolazione ovarica alla donna con PCOS? Sì, è possibile stimolare le ovaie in donne con il sindrome dell'ovario policistico. Ovviamente bisogna dare una stimolazione molto più blanda, molto più leggera, con delle dosi molto inferiori per evitare il rischio di iperstimolazione, ma anche per evitare che gli ovociti prelevati possano essere immaturi. E di solito la stimolazione in donne con ovario policistico è una stimolazione con dosi basse di gonadotropine e è un protocollo breve con antagonista. Grazie. Che cos'è un protocollo di doppia stimolazione? Quindi un protocollo di doppia stimolazione è un protocollo in cui ha due sensi questo. Uno si possono avere due cicli successivi di stimolazione. Quindi si stimolano le ovaie, si prendono gli ovociti e si continuano a stimolare le ovaie per un altro ciclo. Ma anche doppia stimolazione in alcuni casi viene inteso come al momento dell'iniezione finale, quindi prima del prelievo degli ovociti, quindi quando viene fatta il farmaco 34-36 ore prima del prelievo ovocitale, è possibile somministrare una doppia dose di HCG. In Italia ci sono diversi farmaci utilizzati con HCG che vengono somministrati 34-36 ore prima del prelievo, così come il Gonasi, questo è un esempio. Ovviamente è possibile dare una doppia somministrazione di quel farmaco o una combinazione di HCG e GnRH per indurre una maturazione finale degli ovociti. Grazie. Prossima domanda. Come prepararsi ad una stimolazione ovarica? Ovviamente essere emotivamente e fisicamente in buono stato, cercare di evitare alcol, fumare, in alcuni casi ovviamente cercare di pianificarla, per cui è possibile in alcuni casi prendere la pillola così per coordinare la stimolazione, e si è visto che è il protocollo in cui la pillola anticoncezionale presa prima della stimolazione possono indurre una crescita follicolare migliore, più omogenea, e in altri casi l'utilizzo di supplementi così come il DHCA, l'omega 3, il coenzima Q10, così come altre vitamine, vitamina C, vitamina D, vitamina E, beta carotene, tutte queste possono aumentare in un certo senso la risposta follicolare, la risposta ovarica, ma non cambiano la risposta ovarica, la risposta follicolare in quelle donne in cui la risposta o la riserva è molto molto bassa. Grazie. E adesso passiamo alla prossima domanda, che forse è anche l'ultima, perché ho visto che qualcuno stava scrivendo, quindi se arriverà un'altra domanda, sarà quella l'ultima. Quindi può aiutare in caso di bassa riserva ovarica? Non so esattamente cosa vuol dire, può aiutare. Cioè, la bassa riserva ovarica, donne con bassa riserva ovarica possono andare incontro a stimolazione. La risposta è sì, possono andare incontro a stimolazione. Bisogna individualizzare il protocollo, utilizzare
una combinazione di FSH ed LH, in alcuni casi dare anche la pillola in modo tale da coordinare la crescita follicolare, e generalmente utilizzare un protocollo breve che si chiama Microflare. Grazie. Abbiamo ricevuto anche un'altra domanda, quindi sarà quella l'ultima. La stimolazione sudonea con endometriosi e fibromi può far produrre ovociti di scarsa qualità? Tre stimolazioni effettuate, tanti ovociti prodotti, ma solo quattro blastocisti prodotti in totale. La donna ha 30 anni. Ok, grazie Goda. Antonella, questa qua è una buona domanda, una domanda che ci facciamo sempre anche noi in clinica. Non si ha evidenza che donne con endometriosi, specialmente se l'endometriosi non è ovarica e fibromi uterini, quindi miomi, hanno una risposta scarsa o una qualità scarsa degli ovociti. Tante volte dipende dal tipo di stimolazione. Tante volte il fatto che si conosca che ci sia un'endometriosi o fibromi magari porta a utilizzare un protocollo specifico, così come quello di cui parlavo io prima, che è un protocollo lungo, che in effetti potrebbe non andare bene per alcune donne. Per cui vale la pena prima sapere qual è la tua riserva ovarica, quindi la MH e la conta follicolare. Poi bisognerebbe valutare quali protocolli hai fatto, quali ormoni hai preso e vedere se cambiando sia il protocollo che la dose o il tipo di ormoni si può ottenere un risultato migliore. Grazie. Se qualcuno sta scrivendo, aspettiamo per un momento. Ah, grazie. Scritto grazie. Quindi così chiudiamo il nostro webinar. Grazie a tutti per aver partecipato a questo 20º webinar della European Fertility Society. Ma soprattutto grazie al professor Luciano Nardo che ha fatto oggi il secondo webinar con noi. Sia grazie per averci parlato di personalizzazione dei protocolli di stimolazione ovarica. Per chi di voi lo desiderasse, inoltre, sarà per noi un piacere mettervi in contatto direttamente con il professor Luciano Nardo. Che potrete contattare anche direttamente tramite il sito myivfanswers.it. Infine, ci farebbe piacere avervi di nuovo con noi in uno dei prossimi webinar. Vi ricordo che i webinar della European Fertility Society sono ogni martedì alle ore 18 e per iscriversi gratuitamente è sufficiente accedere a myivfanswers.it. Grazie a tutti, grazie al professor Luciano Nardo. Grazie. Grazie. Grazie, grazie a te, Gordon, grazie a Stefano, grazie a MyVF Webinars e all'European Fertility Society per il lavoro eccellente che fate per promuovere educazione e supportare tutte le coppie, gli individui e le donne che si sottopongono a questo percorso terapeutico che sicuramente non è emotivamente facile. Quindi grazie a nome mio, ma anche grazie a nome delle presenti. Grazie. Buona serata. Buona Grazie. serata, grazie. Grazie. Ciao.